Ciao, sapete dirmi qual è la saga di videogiochi più popolare del mondo che è arrivata tutt'oggi a essere famosa? Ovviamente Super Mario. Super Mario, esatto, quell'agglomerato di videogiochi prodotti da Nintendo è ancora a fare impazzire milioni e milioni di persone. E ora a maggior ragione con l'arrivo del film al cinema. Quindi che dire, ragazzi, una cosa impressionante. Comunque, oggi vi parlerò appunto dell'evoluzione di questo personaggio di nome Super Mario, quindi bentornati su Chuck e Azione! La prima apparizione di Mario è come protagonista nel gioco Donkey Kong nel 1981. 2 anni dopo arriva il gioco Mario Bros., che è il primo ad avere Mario nel titolo e il primo a introdurre Luigi, da cui anche la parola Bros., che è l'abbreviazione di Brothers, ossia fratelli. Nel 1985 esce il gioco Super Mario Bros. E nasce sulla console NES, ovvero Nintendo Entertainment System. L'anno dopo arriva Super Mario Bros. The Lost Levels, che può considerarsi il seguito del primo capitolo, ma solo per il mercato giapponese. Nell'88 arriva Super Mario Bros. 2, sempre per NES, che è un gioco molto particolare, ambientato in un sogno con quattro personaggi giocabili e ognuno con delle tecniche diverse. Nell'88 arriva anche Super Mario Bros. 3, viene comunque ampliato e arricchito con nuovi elementi. Arrivati negli anni 90 arriva Super Mario World per SNES, ovvero il Super Nintendo Entertainment System, di cui i livelli salgono a 96 e quindi i mondi aumentano, i segreti aumentano e arriva anche la prima apparizione di Yoshi in veste di comprimario e che sarebbe diventato il protagonista in Super Mario World 2 Yoshi Island. In quel periodo sono usciti anche 2 capitoli per Game Boy, chiamati Super Mario Land nell'89 e Super Mario Land 2 Six Golden Coins nel 92. Arrivando nel 96, nasce finalmente un gioco che ha, diciamo, sconvolto la mia vita, o penso anche quella di tutti, perché arriva il nostro Mario in 3 dimensioni, insomma, fatto molto meglio, in un mondo tutto nuovo, anche se comunque la storia base è sempre la stessa: lui che deve cercare di salvare la principessa Peach da Bowser, che è il drago, il cattivo, il suo arcinemico. Vengono introdotti anche dei funghetti che sono i suoi amici. La storia prende un'evoluzione tutta sua in una console chiamata Nintendo 64, che diciamo ha rivoluzionato un po' la vita di tutti, la mia compresa, perché è stato veramente un gioco indimenticabile che tuttora mi piacerebbe tornare a giocarci. Tra l'altro basato su una modalità di sblocco, di upgrade del nostro protagonista, basato sull'andare a cercare queste stelle all'interno dei quadri, sbloccando sempre più quadri, arrivando ogni volta al piano successivo, combattendo contro Bowser per 2 o 3 volte, finché alla fine non sconfigge il mostro definitivamente, salva la principessa e libera il castello dal suo dominio. Quindi una storia avvincente, un gioco anche abbastanza lungo. Questo per me è uno dei migliori giochi di Mario, che comunque ha rivoluzionato la vita di tutti. Il gioco successivo arriva solo nel 2002 per Nintendo GameCube. Si chiamava Super Mario Sunshine e può considerarsi comunque il seguito di Super Mario 64. Nel 2006 arriva New Super Mario Bros. Per Nintendo DS, dove vi è un ritorno al passato e alle meccaniche di gioco a 2 dimensioni, pur possedendo alcuni elementi realizzati in 3 dimensioni. Nel 2007 arriva Super Mario Galaxy per Nintendo Wii, sfrutta l'innovativo sistema di controllo della console basato sulla rilevazione dei movimenti della mano dell'utente. Nel 2009 arriva New Super Mario Bros. Sempre per Nintendo Wii. I personaggi continuano a aumentare, c'è Luigi, c'è Toad giallo, Toad blu, i Bowserotti, Bowser Junior, quindi i personaggi non sono da dire pochi. Nel 2010, sempre per la Wii, esce Super Mario Galaxy 2, che è il seguito del primo. Arrivati nel 2011, esce in 3D Super Mario 3D Land per Nintendo 3DS, un gioco tridimensionale il cui funzionamento ricorda piuttosto Super Mario Bros. La sua caratteristica principale è la foglia Tanoki, un potenziamento che ti trasforma appunto in un Tanoki e ti permette di volare o tirare codate. E negli anni successivi abbiamo altri giochi che sono New Super Mario Bros. 2 per Nintendo 3DS e Super Mario 3D World per Nintendo Wii. Nell'ottobre del 2017 arriva anche Super Mario Odyssey, e la caratteristica principale di questo gioco è il cappello di Mario posseduto da una specie di spirito chiamato Cappy, che può essere lanciato contro i nemici come arma e entrare nella testa di alcuni oggetti nemici prendendoli in controllo. E il gioco di Super Mario arriva anche online nel 2021 con Super Mario 3D World più Bowser Fury, che
è un remake del gioco per Wii U su Nintendo Switch. E c'è da dire che comunque dopo tutti questi anni questo personaggio ha avuto un'evoluzione pazzesca. Ok, sono passati più di 20 anni, però ragazzi anche la tecnologia ha fatto i suoi grandi progressi. Basti vedere com'era disegnato il nostro Mario nell'85 e vedere come è oggi. Tra l'altro vi ricordo che comunque è uscito il film al cinema, se non ricordo male, il 5 aprile scorso, quindi affrettatevi a vederlo perché sicuramente vi piacerà. E arrivati a questo punto penso comunque di aver terminato con tutte le evoluzioni di questo personaggio. Spero che il video sia stato di vostro interesse, se così è stato iscrivetevi al canale, seguiteci sui social, cliccate sulla campanella che è sempre una cosa importantissima. E da Cattanerd qui oggi è tutto, e noi ci rivedremo presto in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!